calcio. Materia d'opinione dell'italiano medio. E io mi posso definire tale. Benvenuti a un gameplay su FIFA 17. Ovviamente, e dico ovviamente, non sarà né il primo né l'ultimo, perché questo gioco a me, cioè, è praticamente una delle mie passioni, il calcio. Non vi dico di che squadra sono tifoso, dovete cercare di capire da soli. Se lo capite, 50 punti a Grifondoro, no, a parte gli scherzi. Come potete vedere, sono già a divisione 6 per le stagioni e a foot sono a divisione 1. Non faccio foot champions perché, anzi, ve lo spiego mentre gioco perché non usufruisco del foot champions, diciamo così. Per prima cosa c'è da dire che non mi piace definirmi un giocatore bravo, perché preferisco che me lo dicano gli altri. Però in base alle mie statistiche, insomma, siamo a divisione 6. All'inizio ovviamente trovi sempre la gente un poco, capito, scarsa, insomma, che non è praticamente adeguata per certe partite. Sono a divisione 6, ho vinto 3 trofei già, sono in piena, anzi no, sono appena stato promosso. Mi ero dimenticato. 15 vinte, 2 pareggiate, 0 perse. 2 pareggiate, non dico come ho pareggiate, e vi faccio anche solo vedere. Oh, un attimo, ho sbagliato. Vi faccio vedere le statistiche delle partite che ho pareggiato per farvi capire, insomma, che. Vi faccio vedere anche le statistiche dei giocatori che ho giocato contro. Tipo, questo è l'unico che magari c'era di più, ma questo, insomma, cioè, per farvi capire. Poi aperto 5-0, 4-1, uso il Barcellona e Real Madrid, a volte anche la Juve, come potete vedere. Che comunque sia, la Juve non lascia dei meriti, però rispetto a Barcellona e alla Real, che sono, almeno da parte del gioco, più avvantaggiate. È una Cristiano Ronaldo, l'altra a Messi, vorrei vedere. Quindi, ci andiamo a giocare. 3 partite, le taglierò tutte quante, cioè metterò la maggior parte delle azioni più importanti. E allora, ci vediamo alla prossima partita. Ah, già, prima che inizi a giocare, vi faccio vedere ovviamente la formazione con cui vado in campo del Real. Classico modulo del Real 4-3-3 offensivo. Metto Kroos al posto di Isco per motivi più che ovvi. Anche se sono sempre comunque indeciso di mettere anche Casemiro, che rispetto a Kroos è leggermente più veloce e più fisico, però Kroos, insomma, le statistiche di Kroos non sono per niente male, rispetto a Casemiro, che ha dei piedi di ferro. Ronaldo, Benzema, Bale, ovviamente Morata in banchina, che come riserva è una bestia letteralmente. Ramos, Pepe, Carvajal, Marcelo, Navas, Modric a centrocampo, che nonostante ha un downgrade così come Bale, insomma, è un mostro comunque. James Rodriguez. Non metto Kovacic in banchina semplicemente perché non mi piace, non mi è mai piaciuto. Anzi, qua mettiamo Danilo al posto di Fernandes, dato che è decisamente un altro giocatore rispetto a quello. E direi che possiamo iniziare. Madre, madre, madre. Let's go. Ok, allora partiamo subito così, mettiamo offensivo. This is the Real Madrid lineup. Keylor Navas in goal. Sergio Ramos plays with Pepe in central defense. Luka Modric Bello. starts with Toni Kroos in the center of the park. And here's the shot. Ecco qua, subito la formazione, secondo minuto. Dai, 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 dai. Kroos, he's got support here. Good pass. Ronaldo. Parte la bomba di Ronaldo. Fine save he's made there. James Rodriguez. Kroos. Modric. Rushing it here. Moving from one side to the other. Attenzione, Benzema, 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 Benzema. E vai di dub. Vai di dub. Carimmo Benzema, Carimmo. Carimmo. Manca per la porta. Vediamo qua subito sport per mezzo. Bel filtrante di cross, penso. Se non mi sbaglio, era cross.
e cioè Benzema doveva solo spingere in porta. Allora, 1-0, siamo subito in vantaggio. Modric per Ronaldo, mi sa che è deviata. Sì, calcio d'angolo. Di nuovo in mezzo, dove c'è Ronaldo, di nuovo deviata, di nuovo calcio d'angolo. Assedio, assedio al 13esimo. Di nuovo Ronaldo, questa volta sbaglia. Bella intercettazione di Bale, attenzione. Vede Bale avanzare, se ne va Bale. Vede l'avanzata di James Rodriguez, allo spazio libero. Fa la merdata forse. No, non dovevo farlo. Bravo Pepinho se ne va, attenzione. Benzema vede l'avanzata di Ronaldo, si ferma Ronaldo, avanti. C'è Benzema, c'è lo spazio libero per Benzema. Prova il tiro, tirato all'esterno. Perché? Poteva tirare di sinistra, dannazione. Ronaldo intercetta come un grande difensore, attenzione, potrebbe partire il contropiede, ma sbaglia il passaggio. Forse no, forse sì, non si capisce un cacchio, c'è il lag. Attenzione, skill. Skill di Cristiano Ronaldo. È Mena. Benzema, però il tiro è intercettato. No, no, vabbè, era fallo. Era fallo, era rigore quello. Rigore, rigore. Arbitro ladro. Governo ladro. Perché sì. Benzema a fare anche il centrocampista all'occorrenza. Attenzione perché è partito Ronaldo. È partito Ronaldo. È intercettato all'ultimo. Qua però sono pronto a fare le stesse cose. Non puoi capire che mi capita sempre. 6 tiri, Roma solo in porta, grande, bella partita la mia. Allora, siamo usciti a Modric, ci vengono a Casemiro e per bilanciare. Ah no, Isco non so se adesso ha le 4 stelle. Ah, ce le ha le 4 stelle, perfetto. Allora, cambia centrocampo. Isco e Casemiro. Vediamo cosa riusciamo a fare adesso nel secondo tempo. Bello. Mi è proprio scivolato il dito sull'X senza volerlo. Fallo. Sto strafando. Io dovrei fare di meno e dovrei fare di più. Nel senso di meno a azioni, di più a concretizzazioni. Però mi metto queste cacchiatine e finisce. Bella, Marcello, Marcello. Si ferma un buco. Capisci tutto, ma attenzione. Rodriguez, James Rodriguez, ancora lui. Bello per Carvalho. Dai. Dai. Vedi che contropiede da nulla proprio. Sì, è quando vedi quello. Bravo Pepe. Ultimo cambio. Basket. Posto di Bale. Moving the opposition around with their play, these two players. This is how they love to play on the break. The shot's on! That's a good save. He got a touch to that. Si suda. Vabbè ma. A me non piace la mente, però porca. Porca Iva, sto capro, guarda che lag, guarda, guarda che roba. Wow, come si fa a giocare così? David Alaba. E non sono io che laggo, sia chiaro. È dura tutto, sicuramente mi fa perdere il pallone, guarda. Guardalo, madonna mia. No, no, vabbè, ma se subito così è proprio da infame. E dai! Non riesco a fare niente! I miei giocatori non rispondono! Oddio! Qua c'è bisogno di un miracolo, altro che... c'è l'ultimo passaggio! Certo! Ah, fortuna mia, come al solito. È possibile giocare?
O devo chiedere a qualcuno il permesso? Non riesco a fare più niente, non lo so perché, non lo so. No, non capisco perché non ci riesco. Volevi! E dai! Oh, arriva sempre alla fine e gli para nel culo, eh! Non avete se non è lo script questo. Te guarda. Vai, 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 Carvalho, vai. Vai, devo recuperare, no? Benzema! Non posso far questa cassa di Ramos, che non è buono per i piedi. No, no, vabbè, ma i tre minuti saranno più di una mezz'ora. No, 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 se è quello del Benzema. Oh, no, vabbè, ma non si può, eh. Oh. Prossima partita. Yeah!